come togliere la notifica del mesiversario, Madonnina Santissima. What the fuck? Mi compare ogni volta. Scrivi e fai condividi. Assioma. Era la vocale di Luigi piena. Cosa stavate facendo? Powerwolf Blessed and Possessed? No, Powerwolf Army of the Night. Mi spiace. Allora, ragazzi, si chiama Guido. 1838. Il nostro PG. Faccio vedere l'equipaggiamento. Togliti maledetta. Bravo. Ottimo. Questo è l'equipaggiamento. So che voi non vedete molto bene così, però non importa. Ok, questo l'ho fatto vedere. Questo. Questi sono gli oggetti. Tra l'altro, oggi andiamo a comprare un sacco di bombe nere, ma tantissime, tipo. E le stats. Ok, è un po' alta la musica. Soprattutto perché è un momento delicato, quindi devo stare attento a quello che faccio. Ho trovato un piccolo galv su Google Earth. What the fuck? Ah, ma quindi la cosa delle pecore è nata in vocale da Luigi, ok. Tutto si spiega. Solo con quella scimmia là si potevano trovare robe del genere. C'era anche Maggio, non una scimmia. No, vabbè, ma insomma, capita ogni volta che c'è un gruppo di persone capitanate da una scimmia. In mezzo ci siano anche persone che non sono scimmie, però. Return to Monkey. Return to Monkey. Monkey Flip. Il richiamo della giungla ogni tanto prende anche persone che non sono propriamente di quella specie. Certo. Che cure siamo? Non stanno le pecore nella giungla. Sei veramente degli imbecilli comunque. Mi ha fatto molto ridere la cosa del Discord, però vi prego, dobbiamo finirla prima. Comunque, grazie della resub, Sioma. E goditi l'emote, lo stemma. Lo stemma è nuovo? Che non saprei dire. Sono 3 mesi, assieme, non mi ricordo. Sì, 3 mesi, è lo stemma nuovo. Goditi lo stemma nuovo e le emote. E la visione senza pubblicità. Davvero gentilissimo, ti mando un bacione. Bentornato tra i capitani. Ma che Oh, ti ciao frega Yuki. delle pecore, basta Markish via accento circonflesso, accento circonflesso. Adesso ragazzi c'è Sif. Timer, scusate.
Unicorno paraplegico 007, benvenuto nella legione, grazie mille, fallo gentilissimo. Abbiamo fatto anche SIF, ragazzi. Aiut. Inizio a cacarmi sotto. Arma è martello del fabbro gigante. La prendi dal fabbro gigante che c'è ad Anor Londo. Allora, adesso andiamo da Pinwheel, quindi santuario delle gambe del fuoco. Dobbiamo lasciare il Lord Vessel. Ricky, capisce la situazione? Credo che la capiranno in pochi, Ryu. Allora, da di qua. Salve signor Frampton, non dovrei parlarle io, però chi se ne frega. Prendi, uccidendolo, eh sì. Andiamo subito da girandolo adesso. Vediamo se mi sono scritto qualcosa. No, mi sono scritto niente, quindi dobbiamo andare subito, immagino. Le bombe ne abbiamo abbastanza, 22. Mini tifo. Direi di sì. Le mettiamo poi a posto dopo. Le bombe le andiamo a comprare prima dei 4 ore. Mini tifo, grazie. Molto apprezzato il mini tifo. Allora, ah, l'anello della nebbia non ce l'ho. RTSR non serve questo. Ok. Andiamo. Che persona strana. Ma come volevi DS2? Nessuno vuole DS2, mai. Ma era vivo? Possibile. Dicevo, se one shotto lui con un R1 è impossibile che lo scheletro sia vivo. Volevo vedere Mark sul 2, così per vedermi piangere. Volevi vedermi sul 2. Ah, le frecce le ho? Yes. Che ridere il martello lì. Sol. È andata molto meglio di quello che credessi. Senza Iron. Sì, questa era, sì, abbastanza palese in realtà, Frankie. Vabbè, almeno dice che è più bello l'uno, dai. Scusato.
What? What? Si è mossa? Si sta muovendo quella ruota lì. Ma non ho fatto rumore? Ma che? Ok, girandola dovrebbe essere un R1 in corsa e un altro R1 normale. Non so quanto debba stare la vita perché in Soul Level 1 ovviamente è diversa la barra rispetto a quella di un ladro, di un cavaliere o di tutte le altre classi che abbiamo utilizzato, quindi io andrò per il solito. Magari la farò abbassare leggermente di più. Però, ecco, tipo qua. Così dovrei entrare in RTSR tecnicamente. Se non ci entro, ridiamo male. Tutto bene. Come al solito i martelli e le asce pesanti mi lasciano un po' interdetto per quello che riguarda il range, però va bene, è uguale. Mappa! Direi che anime in più non ci servono, quindi quella la lasciamo lì dov'è. Metto quest'anello nel caso. Rischi abbastanza. Ok. Oui. Tutte queste anime. Operemo un giorno per prendere roba da mercanti. Ready for Sith? Perché Sith? No, facciamo un Ito. Sith in realtà lo farò diverso da Skilla. Perché in realtà credo che si possa avere un Sith One Cycle senza problemi. E credo che Skilla si sia leggermente complicato la vita in realtà andando a colpire il tentacolo. Quindi farò di testa mia. Se prenderò hit sarà colpa mia e... Ok. Dobbiamo andare a prendere l'anello. Sì, Faizan, ma è abbastanza semplice in realtà Sith in questa run. Sono abbastanza sicuro che non ci saranno problemi. In realtà nell'anno damage era molto più pesante. Nell'anno damage era molto pericoloso, ma invece in no hit, sia any percent normale, tradizionale, che solo level 1, è abbastanza facile. Non dovrebbe darmi problemi. Ah, giusto, non so come fare questi scheletrini per l'anello, sapete? Non ci ho pensato a loro. Sa che ero riuscito in un qualche modo a non aggrarli. E credo che cercherò di farlo anche adesso. Com'è che avevo fatto? Vediamo. Mi sa così. No, si sono aggrati lo stesso.
E non so come facesse Skilla senza tutte queste bombe nere che abbiamo preso noi. Ma lui è pericoloso. A lui non dovrebbe essere un problema, però guarda, per non saperne leggere né scrivere. Blessed and possessed. No, no, Sif. Sif l'abbiamo già fatto. Sith, io dico, il drago pallido. Questa sezione è brutta. Potrebbe finire qua la run. Soprattutto perché ha molta meno stamina rispetto a una no hit normale. Una no damage. Qua è l'abitudine che mi fa prendere certi drop. E credo che continuerò a farlo così sono tranquillo. Avete visto il cavaliere nero? Ha fatto paura. Memoria musicale. No, dai, ho detto memoria muscolare. Ah, boom. Musicale? Ah, ok, posto. Meglio fare il routing normale qui al posto di quello della no damage. O lo eviti per il rischio di cadere. Cadere giù dal... No, non c'entra la no damage, Guido. È il routing normale che faccio sempre io perché ho paura dei geodata che mi sbilancino fuori e mi facciano volare giù. E quella è morte sicura, quindi no, grazie. Anche perché danno lo prendi lì, quindi in realtà... E avresti già spook per tutta la sezione delle catacombe. Non so quanto danno faremo a Nito. Oh no. C'è uno scheletrino. Ok. No. Siamo. C'era uno scheletrino nelle balle e non mi lasciava passare. Questo dipende dal fatto che ho fatto il... questa cosa dell'anello nuova, che di solito non faccio. Potrei metterlo nella caverna intanto che corro, però. Sono un po' caccato sotto, ma ce l'abbiamo fatta. Per Nito niente, abbiamo tutto quello che ci serve. Stacco la musica che ho bisogno di sentire bene. E via. Ah, per Nito non so se devo rollare, sapete? Oh oh. Qualcuno me lo dice intanto che fight, o se è possibile. Perché non vorrei fare figuracce. Mi va a vedere una Soul Level 1 di Dark Souls Sanito e mi dice se
Posso parare con il martello o meno? Mi sembra di sì. Però vorrei essere sicuro. Quok. Sono in mid, tra l'altro, così vabbè, non è importante. No idea, ma non ti preoccupare. Che cazzo sto facendo? Oh, piano. Attacco col follow up mi fa cacare addosso. Ancora. E dai! Perché questo mi sembra che si chiami Great Hammer, se non sbaglio. E tutte le armi che con Great non possono. Quindi, per stare sul sicuro mi sono messo in midroll, tanto non me ne cambia un cazzo. Siete stati molto lenti comunque a rispondere alla mia domanda. Ok. Mito fatto. Ora c'è i quattro re. Insomma. Prima dei quattro re sicuramente andiamo a prendere un po' di roba. E ci andiamo tramite Anorlondo. Possiamo andarci tramite Anorlondo? Sì. La guardiana non c'è qua, no? No. Ah, non vi preoccupate. Tanto ormai è finita la fight. Ma no, non potevi parare. Davvero? Meno male. Meno male che me lo ricordavo. Mamma mia, quanto permaloso questo streamer. Dacci i nostri tempi per rispondere. Va bene. Sarà fatto, buon uomini. Vai a quel paese. Un nemico c'è lì che rompe il cazzo. Uno. Come salgono i baffi dopo la sub? Grazie, Danny. Sei mesi è il nuovo stemma. Goditelo. Grazie davvero tanto del supporto. Un bacione. Goditi emote, i badge e la visione senza pubblicità. Suka come sempre e niente. Allora ragazzi, io intanto che ero sotto la doccia ho pensato che qua possiamo prendere sia bombe incendiarie oscure che fiori verdi. Fiori verdi io li prenderei un po', almeno per i 4 re magari. Almeno per la prima parte dei 4 re, però non lo so. Sono molto indeciso perché comunque mi servono tante bombe nere. Così sono al massimo, 99 bombe
Prendiamo 99-99. Poi dobbiamo anche andare a prendere la maschera del figlio. Nel dubbio prendi tutto. È esattamente quello che ho fatto. Tanto sono in soul level 1, le anime non mi servono. Siamo ancora in soul level 1, vero? Non ho perso la run, ok. Va aggiunta comunque nelle top 10, top 10 modi per perdere una run. Livellare in soul level 1. Qua. Qui ci prendiamo anche una pietra prismatica. Un uomo. Qual è la nostra sorte? Rosso. Spicy oggi. Va bene. Aumenta di livello, mi raccomando. Grazie, Typical. Ragazzi, c'è la chat. Perché non so se è comparso e sparito il messaggio oppure se non c'è proprio la chat. Se non c'è, ditemelo che la devo attivare. Lasciata a schermo, dico. Ok, è a posto. Sto pensando. Intanto molliamo sta cazzo di maschera del padre. And if like me, e invece someone. Big F. Vai Mark, fai come su DS2. Si uccide l'araldo. Qua devi uccidere il falò. È un po' più complicata la situazione. Poi in realtà io non lo ucciderei comunque l'araldo perché ho Homeward. È la mia run, quindi. F. Niente morte del... Com'è che si chiama l'araldo di DS2? Si chiama... Dai! Niente. Dello smeraldo. No, no, no. C'ha un nome lei, un nome proprio. Comunque, ciao Giuseppe. Tocchi. E c'è una nuova terra e sta aspettando me. Sì. Mi saluterà. Cristina? Non credo. Sono in... pantaloni. E via. Perfetto. La faro. Ok. Sette ossa del ritorno. Erfazia. No, dai, ragazzi, sul serio. Ho un nome sul serio. Non sono scemo. Wow, non one shotano le bombe. What? Non one shotano e tra l'altro non funzionano neanche con l'esplosione per terra. Azzo. Ma che schifo. Oh, divento scemo se non so il cazzo di nome dell'araldo dello smeraldo di DS2. Shanalot, grazie. Vacca troia. Ho cercato. Ed era Cristina. Che
Che cosa ho colpito? Malamao. Ho colpito quello sottoterra. Ma dove va? Ah, meno male che abbiamo 97 bombe, va là. Ma allora! No, era Shanalotto, ovviamente sì, immaginavo, grazie. Ok. Allora, sono un po' preoccupato per questo mucchio qua. Perché questo mucchio qua di solito mi incula anche con l'arco, non oso immaginare con le bombe quanto mi incularà. Magari viene meglio. Madonna. No! Torna qua. Luca. Vedrà che anche se voi siete deboli, lavoreremo ancora di più. Qua ho meno stamina del solito, quindi non so se riesco a fare la mia strat. Almeno sarò, la farò, ma non so quanto bene. Ok, invece per loro... Invece per loro si piangerà un po'. Perché Skilla non li uccide, ma io sinceramente... Guarda. Stavolta faccio un po' le cose alla Nox. Perché non ho voglia di buttare una run così. Dove è sparito? Ma raga, è sparito o sbaglio? Risolto. E adesso io se vado qua, ho gente che mi segue. Sì, lui. Ok, ma lui come lo uccido? L'avrei dovuto uccidere prima, credo. Credo che sarà difficile ucciderlo adesso, sapete? Ok. Niente. L'arco spara più in alto rispetto a... Porca troia. Vabbè. Fanculo sto fantasma. Faremo come skill. Là. Uno. Perfetto. Ora mi sembra che skill gli tirasse una freccia. E... lui si svegliasse. Nel senso che... Prende l'aggro. Fatto. E dobbiamo continuare così finché non lo uccidiamo, ragazzi. Avanti e indietro, perché purtroppo appunto questo fantasma può rompere il cazzo, quindi... E per rompere il cazzo intendo far uccidere la run male. Più che altro il fatto è che sparisce. Dissing a Nox? No, no, no. Il grande Nox non va mai dissato. Niente. Ragazzi, tra l'altro io sta cosa del... Lo puoi mirare più in alto con l'arco, ma non con la visuale, non l'ho mai capita di DS1. Sì, lui andrebbe ucciso, assolutamente. In Soul Level 1 Nox faceva benissimo uccidere questi fantasmi. Soprattutto per Ingward, per sta sezione qua. Per il resto no, non ne vale la pena, però. Opla. Abbiamo fatto anche una delle parti più difficili della run, ragazzi. Giuro. Ok. Meraviglie. 2, 3. Ne sento uno sulla destra, il che mi fa un po' paura. Non so da dove è uscito.
Credo che il mio perdere tempo l'abbia grato. Sì, infatti la stamina qua la finiamo, però meno male che è DS1 e non DS2. Non dico, non serve. Veramente inutile. Qua non so se posso aggrare il Dark Wraith. Sì, invece. Ok, questa roba la lasciamo. Ci rimettiamo il patto nella del patto di otto. Ah no, devo bere. Ok. Ok, nel caso cadessi così abbiamo una via di uscita e non moriamo istantaneamente. Ok. Questa è il basso. Pesce rombo. Asello. La canzone, ragazzi, è geniale comunque. Si farà. Allora, un attimo. Ci mettiamo anche il fiore verde per sti bastardi. No, cosa sto facendo? Allora, questa, questa, questa. Allora, cosa droppiamo oggi? Pezzo di titanite. Madonna, quanto recupera la stamina veloce. Madò. Ma non posso usarle, vero? DS1. Dimenticavo. Poi dovrebbe essere qua l'altro re. Razza con il nasello. Tua sorella e tuo fratello. Ops, 27, benvenuto nella regione, grazie mille, follow gentilissimo. Lui è tipo là. Proviamo. Tanto se deve farmi l'attacco di merda me lo fa. Anche 4 ore sono andati, ragazzi. Nello questo, questo. Direi che tra l'altro le anime non ci servono più a un cazzo, quindi possiamo evitare di metterci anello del serpente d'argento e testa di mimic. Però ripeto, è abitudine. C'è adesso Sith.
Ah, dobbiamo prendere l'anello del Katsus. Come si chiama? L'anello del sacrificio. Ah, come lo prendo l'anello del sacrificio? Forse è molto meglio andare da Snuggly, sapete? O lo compro da Oswald. Vabbè, no, nel cazzo, vado da Snuggly. Ah, no. Però ci sono i non morti. Meglio, meglio questi non morti, non morti con la torcia. Mi sa che ho una risposta. Grazie di GG, ragazzi. 132 battiti, respira, bro. No, tranquillo, tranquillo, va tutto bene. Va ancora tutto bene. Più che altro non so se ci arrivo. No, però posso fare così. L'mao. Ah, lui lancia le bombe, però. Madonna, sono un cecchino. Quello lì non dovrebbe seguirmi, credo. Anche se fosse. Usiamo un osso del ritorno adesso. Ne ho comprati 10. Fatemeli usare, cazzo. Italian sniper. Allora. Anorlonzo. Anolozzo. Anozzozzo. Anozzozzo. Sì? No? Sì? Sì. Sapete qual è il problema di Anorlondo, ragazzi? È uno e basta. È il channeler che c'è prima di arrivare all'ultimo fallo degli archivi. Quindi l'ultima parte degli archivi, prima effettivamente di iniziare la boss fight con Sith, è un problema. Per il resto gli archivi dovrebbero essere più o meno uguali. Adesso che ci penso, ma dal boss che devi per forza morire, non conta il fatto che vieni colpito, no. Toxorin, a che ti serve l'anello? Che cosa intendi per l'anello? Scusami, forse mi sono dimenticato, forse era molto più indietro. Ah, l'anello del serpente d'argento? È per prendere più anime. Lo facevo di solito nelle altre run per avere più livelli, ma dato che qua siamo a livello 1 per tutta la run, lo sto facendo principalmente per avere le bombe incendiarie. Oh, pollo. Madonna. Distrutto. Ciao, sposa. Oh, manca qualcosa. Manca la musica. Ma come? Sposa trattino ba... Che è successo? Prima sezione con Sith, puoi skipparla saltando dall'ascensore. Non puoi farlo in questa run. No, viene considerato major skip, quindi non si può fare. Glitch o skip non si possono fare in queste run. Tutte le regole sono sul nostro Discord del team italiano di No Hit e No Death. Se vuoi fare punto esclamativo intoccabili, ti esce un link di Twitch che è dove facciamo tornei e guide. E io ho preparato per esempio l'inizio di questa run su quel canale. E il 27 e il 28 ci sarà un torneo No Death Enemy Randomizer. E invece per quello che riguarda il Discord, sul Discord ci sono tutte le regole e tutto quello che devi sapere su queste run. Come hai fatto a diventare invisibile? L'anello della nebbia. Allora. No, 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 torno di qua.
Madonna, due bloccati nella colonna, però sono brutti. Ok. Dopo non so che anelli mettere, quindi metto questo. Bella la hitbox, hai visto? Ragazzi, ovviamente sto parlando un pochino di meno perché devo riprendermi, concentrarmi e non commettere nessuno sbaglio, perché sapete che molte cose in questa run sono veramente millimetriche, quindi soprattutto per quello che riguarda la soul level 1 e la stamina devo stare molto attento, perché se rimango senza stamina perché sono abituato ad averne di più, cosa che è vera, facciamo delle cappellate assurde. Per essere lo streamer che seguo, forse vedere quella bellissima hitbox. Ma se tanto non conta la morte con Sith, potrebbe non contare lo skip. Sì, ma non ha alcun senso, rompi la sequenza di gioco. Non potrei più chiamare la mia run glitchless. Cosa che è. Sto giocando il gioco in un modo che non è intended, quindi non è molto bello, secondo me. Poi, vabbè, ognuno ha le proprie opinioni, ma le regole internazionali dicono che non lo puoi fare. Poi se tu lo vuoi fare, è affari tuoi. Ma senza nessuna malizia, assolutamente. È solo come stanno le cose. È stato votato, nel senso, non è una cosa che è stata decisa, appunto. Hai visto Atypical? È assurdo. Anch'io ci sono rimasto di merda. Hai ottenuto la mia emoticon? Ma come hai fatto? Mi scusi? Com'è successo? Hai modificato un emoticon e quindi adesso hai la mia emoticon anche se non hai... Davvero? No. Non può esistere sta cosa. Come funziona? Non credo di aver messo riscatto Nemo, forse sì. Sì? Che cazzata. Ok. Via. E come corrono, che carini. Comunque ho 10 ossa del ritorno, in realtà non sono neanche troppe. Un po' sì, però non troppe. Se ne avessi prese di meno, probabilmente sarei qui adesso con 0. Perché avevo intenzione di prenderne 5. Quindi adesso ne ho 5. Però vabbè, tanto non ne valeva la pena. Comunque vi metto un po' di musica, che capisco. Andiamo in fondo al mare. R2. Moseca. Vai, brah. Adesso cosa c'è? Farò di te un uomo. No, adesso c'è Spotify che ha deciso di non funzionare più. Probabilmente perché... No, non sono neanche su Discord. Proprio Spotify che è stronzo.
Ah già, ragazzi, potete fare i sondaggi se volete, se c'è qualche mod attivo che ha voglia. Spotify si offende e mi fa prendere hit, che succede? E la Madonna, che tristezza. Pronostico sondaggio, pronostico. Ho detto sondaggio, vabbè, dai, hai capito. No one shot, va bene. Povera sposa che gli hanno tolto mezzo nome, non ho capito perché. Sei bellissimo truccato, by the way, grazie. Ne apprezzo tanto. My Way di Frank Sinatra, dovrei, sì. Il grande Frank. Andiamo. Dopo magari la metto. Sì, lo so, atypical. Che secondo me è un po' brutto. E mi sa che in Italia non si può. Cioè, non credo proprio si possa in generale fare gambling in questo modo. Si sente in lontananza. Fai spostare la telecamera, niente. Grazie, Dark Souls. Mamma mia. Non mi faceva spostare la telecamera. Sono quasi morto per sta stronzata di Dark Souls. Bro? Bro? Ciao Gigio! Torno al lavoro, ciao. Dico solo che volevo metterne 1000. Metterne 1000 di che? Ah! I punti. Ciao, sei un uomo? No! Vai. Sai, ecco, è qua sarebbe tornato utile probabilmente l'anello del fabbro gigante. Non so neanche se si aggra il... non credo. Vabbè, però credo di poterci arrivare comunque. Vediamo ragazzi se funziona, lo faccio così. Perché mi fa molta paura dover saltare senza ucciderlo. Beh dai, scusami, gli sono arrivato dietro. Because you got that something that I need. Ma scusa! Ma è assurdo?
No, una lontra. Ormai le ho sentite tutte, quindi sei un uomo non mi fa davvero né caldo né freddo. Ma no, ragazzi, ma cioè, secondo me c'è qualcosa che non va. Può colpire? No. Oh là. Oh là. Oh là. Come mi piacciono le cose safe. Lente in culo, ma safe da Dio. Adoro. Skilla che si fa sto salto qua della fede. Manco per il cazzo che lo facevo io, ragazzi. Manco per il cazzo. Quanto dura la run? 2 ore qua? Beh, insomma. Lentina e lenta, però. Borra strat. Borra strat. La borra, signora. Non mi serve sto falò, lo prendo solamente per sicurezza. Perché ho visto Nox fare fini assurde, fi una fine assurda per un osso del ritorno, quindi. Tratto dalla borra si è buttato. Indeed. La magia della borra strat. Due ragazzi che cos'è? Uno è per la vince, due è per perde, immagino. Contrario? Ma Luigi, sei un bastardo. È tornato a lavoro, però è un bastardo. Però ho messo fino a Sith, va bene, va bene. Non dovrei morire. No, in percentuale, mi fido di DS1. Non è DS2. Grazie a Dio. Non è Bloodborne? Bloodborne non è in percentuale? No, dai, non dire così. Se Bloodborne non è in percentuale, ha perso molta della mia stima. No, ancora niente. Ah, se fosse in percentuale. No, dai, davvero? Cioè, praticamente solo DS1 ha il danno in percentuale, quindi. Perché DS2 no, DS3 no, Bloodborne no, Demons forse. Ho un po' di speranze per Demon Souls. Nemmeno Demons. No, dai. Ragazzi, no, dai, non dite così. No, dai. No, dai. Non dite così.
Ti sposti, cozza di merda, grazie. Cosa vuol dire danno in percentuale? Il danno in percentuale significa che se tu hai 10 HP ti toglie comunque il 10% di vita una caduta e non ti toglie 10 HP. Perché se ti togliesse invece del 10% 10 HP, significa che quella caduta la potresti fare quando hai 11 HP rispetto a quando ne hai 10, perché altrimenti ti uccide. Mi segui? In Dark Souls 1 funziona così, che ti fa il 10% di danno una caduta, non ti fa 10 HP. Invece su Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne e Demons, a quanto pare, fa 10 HP e non il 10% della tua vita. Ah, fanculo. Non mi servono le anime. Basta. Anche Sith è fatto. Sì, comunque skill è scemo lui che va con sul come cazzo si chiama? Sul tentacolo, non serve. Santuario delle gambe del fuoco. Probabilmente mi avrebbe ucciso andare sul tentacolo, sapete. Sono migliorato in sta parte. Beh, ma in no damage era molto più difficile, ragazzi. Ok, record mondiale. Non sono arrivato a 130 prima. Allora, adesso dobbiamo andare alla culla del caos, ragazzi. Che non è per un cazzo semplice. Sembra, ma non lo è. E soprattutto in questa run abbiamo il problema di Gwyn. Perché a Gwyn dovremo fare una bella quantità di parry. E soprattutto saranno tutti a due mani, quindi c'è la possibilità che io ne sbagli uno. Se ne sbaglio uno è finita la run. Ciao Polly Robot. No, no, non rovini la run, tranquillo. Vabbè, che poi nel 2 ci sono un botto di oggetti per ridurre e azzerare il danno della caduta. Sì, in Dark Souls 3, per esempio, puoi anche aumentare certe statistiche che ti aumentano la resistenza ai danni da caduta, però capisci che è una puttanata, sì. Meglio usare un randello da Gwyn al più 5? Sei sicuro? Ti faccio provare, Giuseppe, poi mi dici. Sul 3 non ci ho mai fatto caso. Il 3 ha tante meccaniche molto particolari per quello che riguarda le statistiche. Destrezza però, sappi che destrezza è la chiave di tutto. Destrezza ti aumenta, cioè ti semplifica il gioco di veramente tanto. Non ho controllato se avevamo abbastanza umanità, però tecnicamente le abbiamo. Faremo un conticino veloce intanto che andiamo, ma nel caso comunque possiamo utilizzare il falò. Quindi non è un problema. Non è come se fossimo qui a Quelag. Possiamo usare il falò della figlia del caos. Quindi not a big deal. Qua ci possiamo togliere l'avvelenamento. Beh, non me ne sono equipaggiato. Lo scimo? Vabbè, allora. Abbiamo 5 più 5, 10, 21. Siamo già oltre di ben tipo 5 umanità. Quindi a posto.
45 livelli su Dex non è neanche così tanto male. Poteva andare molto peggio. Ormai 140 quando rolla la culla. Tu stai già pensando al fatto che io rolli alla culla. Pensa se sbaglio invece, non rollo alla culla. Che è da 1000 anni che non faccio la Galvarn Strat. Ci togliamo tutto dalle mani, che altrimenti si fanno danni. Dai, Angie. Bastardo! Sei un NPC inutile! Blocchi solamente la strada dei poveri stronzi che stanno cercando di fare questa challenge. Fai schifo. Sei veramente, non lo so, pieno di pustole, schifoso. Body shaming, sì, body shaming. Su Angie, Angie se lo merita. Si merita tutto questo odio, Angie. Angie schifoso. No, nessuno ti vuole bene, non sei il personaggio preferito di nessuno. Sei forse l'NPC più odiato di tutta la saga dei Souls. Vai a fanculo. Sì, è bravo, e tornatene nel tuo angolino. Tornatene nel tuo angolino. Sì, continua a strisciare. Fammi vedere come strisci sul tuo tapirulane invisibile. Marco, non so se White te l'ha detto, ma abbiamo scoperto che non è il castello il problema su DS3, ma gli arcieri al castello hanno proprio la proprietà di passare, trapassare le pareti. Anche ad esempio il Falling Crown. Se ti sparano a trovare... Ma è assurdo. Immagino che l'abbia scoperto con la Enemy Randomizer. Allora. Ci siamo. Esatto. Per me può continuare, ma chi è Angie? Sì, lascia fare. Se vuoi dire basta alla violenza su Angie, dona anche tu a 000999174. Uno al cimitero della cenere l'ho preso attraverso 4 mura. Beh, ma sono dei cecchini però, oltre ad essere rotti. Tengo a precisare che io non aumento Dex a prescindere perché sì. Vabbè, ci sta. Io faccio run praticamente solo forza nelle mie... Non posso dire blind run, quindi lo dirò lo stesso, nelle mie blind run. Ah, tra l'altro sapete che non ho salvato la live ieri sera, quindi... Metti caso che me la togliessero per qualche motivo particolare, avremmo solamente questa run e non ho registrato in locale, quindi... Bene. Nox Strat, 85 forze, madonna. Troppo ridere sta cosa di Nox che aveva quasi cappato a 99 forze nella sua prima run. Sì, metti in forza. Won't you please help me, please? Oddio, non muore in un colpo. Azzurro. Magari i ragazzi non one shot la culla. Ventisette fa un po' ridere. Giustamente, i demoni, voglio fargli danno col fuoco. Sono un po' un genio. I gruppi di Facebook italiani dicono che il livello Dex è scarso. No, vabbè, dai. Adesso stiamo un po' esagerando, ragazzi. Cioè, ci sta per scelta personale della serie.
No, io sono contro i Dex Bros, perché non si può dire Twitch. Però da lì a... Porca troia. Da lì a dire che sei scarso se livelli Dex, direi proprio di no. Ci sono delle build Dex che sono molto più difficili da utilizzare piuttosto che nelle build forza. Però è vero che Dex è un po' sbroccato su BS3, sicuramente. Assolutamente. Quasi innegabile, direi. Però, cioè, nel senso... Come dire su Dark Souls 1 non utilizzare l'alabarda del Cavaliere Nero. Ognuno fa quel cazzo che gli pare, soprattutto perché l'alabarda del Cavaliere Nero comunque è nel gioco, quindi uno se gli piace la usa. È uno skip. Lollo. Non è un major skip il corridoio? E corridoio. Immagino che tu intenda non saltare i demoni capra. Ma quella piattaforma è lì apposta per farti saltare i demoni capra. Sì, sono vietati solamente i major skip. I major skip sono gli skip che tagliano la sequenza di gioco. No, no, intendo questo muro. Ah, non è uno skip allora, è una scorciatoia. Chiama shortcut. Appunto. Shortcut non è skip, non sto saltando niente. La From Software non ha mai detto che il demone di fuoco e il centipede siano obbligatori, quindi non sto skippando niente. Mentre vuoi salvare Soler, Soler non gli ho neanche parlato, quel merdone, quindi no. Per questa sezione qui si piange, adesso si piange e basta. Perché o la va o la spacca. Eccola, non mi piace passare a destra. Non mi piace per niente passare a destra. È come dire che è uno skip saltare questo demone perché non lo uccido. Nessuno mi ha detto che era obbligatorio. Bam, bam. Ed è qui che la run finisce. Cuoto tantissimo. Non sai quanto. Simple Plan sono punk? Direi di sì. Più pop punk, però direi punk, sì. Ma non così tanto, però. Alternativo, non saprei dire se punk effettivo, però. Era la frusta di fuoco, ma ha fatto? Va bene. Non si sono abbassati tutti i 100? No, no, tranquillo. Il mio cuoricino sta bene. È solo contento. È un distance PB della Madonna, ragazzi. Per quello. 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, ricontiamo. 1, 2, 3, 4, 5. E mai troppo sicuri in questo posto di merda.
troppo silenziosa. What the fuck? Perché si è azzittita la culla del caos? Oh beh. Senti. Allora ragazzi, io ho un bruttissimo presentimento per Gwyn, perché non l'ho mai fatto in Soul Level 1. Mai. È una run alla cieca questa per me, al momento. In che senso mai? Mai. Nel senso che non l'ho mai fatto. Mai. Nel senso di mai. Nel senso che questa è la prima volta che entro nella fornace in Soul Level 1. Prima. Prima in assoluto della mia vita. Quindi se qualcuno doveva puntare su... Ce la farà Mark? Ah, avete cos'ato il pronostico? Fatelo adesso il pronostico, dato che ci siamo. Dato che ho detto questa cosa. Adesso ci sarà un sacco di gente che crede in me. Nel senso di mai, ragazzi. Mai, mai, mai. Che tristezza. Come finirà male questa run? Dunque, allora, ragazzi, dovrebbe essere... Perry. Bam. Ripost. Ok, quanti Perry sono? Qualcuno se lo ricorda? Finisce da quella parte lì, quindi sono dispari. Danno 5. 4. Vedremo. Ho un po' paura la stamina nel percorso, però. Madonna. Adesso uno è arrivato Nox. Che tristezza però il nome di questo pronostico, ragazzi. Potevate scrivere Dark Souls 1 Soul Level 1 no hit, punto interrogativo, invece di Gwyn no hit. Gwyn no hit fa proprio cacà. Chi ha scelto questo nome? Deve essere stato Rob.
Dark Souls 1 Soul Level 1 Hitran! Dab! Dab! PogChamp, siamo fortissimi! 2 di 8! La 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 166! Sto esplodendo il mio cuore! Minchia! 169 ppm PD di sempre, beh, se non facevo PD adesso. GG boys. Siamo fortissimi, cazzo! Non siamo primi in Italia, però l'ha fatto prima. Facciamo una shutout. Assurdo, raga. Assurdo. Assurdo. Complimenti per la no hit, un abbraccio. Grazie Ryu. Ora di S2, stasera. Easy! It's easy! It's easy! Dov'è? Dov'è? Non c'è! No hit run come in chat, andate tutti a CABUG e lì a K. Ho perso la maschera di Berlusconi, ragazzi. Nox, grazie del tippino. Mua. Quanto siamo forti, ragazzi. Quanto siamo forti. Cioè, di cosa stiamo... Chi è il re di questo gioco? Io. Suka, Nox! Per gli amici di YouTube, siete dei bastardi, venite in live su Twitch. Cani. Siete fantastici, adorabili. Grazie davvero del supporto. Siete tutto quello che ho sempre desiderato e anche di più. Siete davvero fantastici.